E bentornati proprio in questo nuovo episodio di Yakuza 0. Ce l'avamo lasciati nello scorso episodio, già qui vicino. Che cosa... Beh, lasciamo stare, intanto ci parlano. Eravamo qui vicino, ci eravamo lasciati qui vicino. Non mi ricordo cos'è che si bisognava fare, però ci eravamo lasciati in un episodio abbastanza lungo in cui abbiamo camminato a destra e a sinistra per trovare la birra e lo scotch e lo champagne e questo e quell'altro, perché dovevamo darli ai barboni. Ah, ecco, dobbiamo incontrare Tachibana qui, è vero, è verissimo. Quindi partiamo subito con questo bellissimo episodio, almeno spero che lo sia, e vediamo che succede. Salve.俺は橘から呼ばれてきたんだ。お前ら橘不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。ああ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。 俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしね。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。 vabbè, dai, bisogna combattere, dai. Tu, fatti avanti. Vieni avanti, cretino. Vieni avanti, cretino. Ehi, no, 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 eh. Intanto qua ci calmiamo. Senti, io, mamma mia, con le sedie li spacco tutto quanto, eh. No, 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 no. È elettrificata la tiene pure, eh. No, no. Togli dal cazzo, dai. Dai, ma porca miseria, ma lasciami stare. Oh, dai, a te, pam, dai, fuggita. Hai visto? E questo è fatto, dai, ne mancano solo due, dai. Te, vieni qua. Endo, ed endoto, e fornuto, end. Salve, buonasera. Omaewa Oda Moshinderu. Ah no, scusate, era un'altra cosa quella. Omae ga oru o sou you ni sakki no renchi o keshikageta nda. Nande da? Anta datte ore tachi o shinasadame shite da ro? Nara kochi ni mo sono kenri ga aru n ja nei ka to omotte sa. Ma 腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われると。すごいピッキョブレだよ。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられない。あべ、ドビョンフィッキャンキルイ、ダイ、ラガッツ、ビョンカピド。 Dai, non mi interessa che lui è armato. Ma gridano tutti, gridano. Bellissimo. Jun Yoda. Jun Hoda. Jun Hoda, dai. Salve Jun Hoda. Si alzi, si alzi. No. No, no, eh. No, non iniziamo. Vabbè, ho capito, dai. Ho capito. Ho capito, ho capito.
Non ho capito, non l'avevo capito, non l'avevo capito, non l'avevo capito. E le sedie. Ehi, ma fa mock. Sei io. No, no, via, 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 corri. Ecco, mamma mia. Scusa un attimo, per carità. Vabbè, dobbiamo imparare il moveset, dai. Ho capito. Forse non è questo giusto. Abbiamo visto. Beast è bellissimo, Beast. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Via, via, corri, corri, maledetto, corri. Mi serve una ricarica, mi serve una ricarica. Proviamo a mangiare il sushi, non lo so, usa, usa item. Buonissimo, buonissimo. Era buono il sushi, era buono. Boom, 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 boom. Eh no, che palle questo, eh. Mamma, 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 dai che lo spacchiamo di mazzate. No, devi svegliare però, Sì, cazzo sì. Vai a fare in culo, Junhoda. Vai, vai, vai. Ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego. Dai, le ultime mazzate sono. Madonna, quanto siamo potenti, ragazzi. First try, first try. Bello, bello. Beh, mi piace la modalità Beast, eh? E la ride. Un pezzo di ride. Ho battuto, te ridi. Uso Kono ora ni Kono wakazo ga taiman de katsu ka yo. Ragazzo ga yo. Shinjiranne. Oda. Nattoku shimashita ka? Oda-san. Eccolo, eccolo Tachibana. Ore no. 負けですよ、社長。どうなってる？あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか？ええ。織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。OK。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町？さあな、
質問の意味が分かんねえ。私はね、キリュウさん、この町は堂島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ。東城会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。Vabbè, i soldi sono il potere. 私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一つぼを手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体。キリュウさんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東城会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。風間。なんだと。おやっさんが。ma come Kazama? Kazama conosce Tachibana e ci vuole alleati. Ok, fermi. Praticamente Tachibana ci ha detto che Kazama-san aveva già previsto tutto questo, tutte queste faccende che sono successe prima ancora che lui arrivasse praticamente in prigione. Quindi si parla di qualche anno, mi pare di aver capito. E ovviamente Kiryu ci è rimasto scioccato, ha detto: com'è possibile che Kazama abbia previsto tutte queste cose? Tachibana dice: Kazama è un uomo molto intelligente e le informazioni che lui aveva in possesso per l'Empty Lot in realtà non sono delle cose, delle informazioni vere e proprie, ma è una persona. E questa informazione è proprio Tachibana. Quindi praticamente, se tutto quello che ci stai dicendo fosse vero, ma io non ci metterei neanche un secondo e mezzo per unirmi a Tachibana. Tachibana, あんたがおやっさんの意思を。風間さんがおっしゃるには、これがその証拠になると。un orologio。 これは l'orologio sarebbe la prova che è stato veramente Kazama a dire a Tachibana tutte quelle cose。 あなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。え、し。おやっさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが。俺にはまだ
小屋さんって人がどういう男なのか。だが、あの人が俺に何かを望むなら、あの日、おやっさんに逆らって極道にな。ではこれからどうぞよろしくお願いします。ok, quindi adesso siamo ufficialmente alleati di Tachibana. Capitolo 2 completato. The Real Estate Broker in the Shadows. Completion bonus of 3 milioni di yen. Bene, bene, bene. Quindi abbiamo finito il capitolo 3. E io, ragazzi, allora qui mi fermerei. Mi fermerei qui. Abbiamo completato questo capitolo. Ci siamo. Abbiamo finalmente capito chi è Tachibana. Abbiamo capito quali sono le sue intenzioni. Ma soprattutto abbiamo capito che lui non è venuto a cercarci per caso. Lui non ci ha trovato per caso, perché chi lo ha mandato era proprio Kazama-san, ossia il nostro padre adottivo di quando noi e Nishigiyama eravamo orfani al Sunflower Orphanage, all'orfanotrofio Sunflower. Quindi, ragazzi, questa è una cosa importantissima. Poi lui ci ha dato anche un orologio che apparteneva a Kazama come prova che lui stesse dicendo la verità, e ci ha detto inoltre che questo orologio dovrà fare comunque ritorno a Kazama. Quindi una volta che noi incontreremo di nuovo Kazama dovremmo restituirglielo come prova che tutto sia andato per il meglio, come prova che noi abbiamo effettivamente collaborato insieme a Tachibana. Ed è una cosa incredibile questa, ha avuto un plot twist incredibile. Ok, ragazzi, quindi è qui che finiamo per oggi. Io vi do appuntamento a domenica prossima per iniziare il capitolo 3. Quindi, ragazzi, vi do appuntamento al prossimo episodio. Quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao, ragazzi.